Ciao, sono Danny The Coach, benvenuto in questo terzo modulo su come diventare barman. Oggi parleremo di ospitalità e di che cosa vuol dire lavorare all'interno di questo settore. Devi sapere che il settore a livello legale è chiamato turismo e pubblici esercizi, o turismo e ristorazione, viene anche definito così. È fondato esattamente sull'ospitalità, sul servizio, su come noi, operatori del settore, serviamo e trattiamo i nostri clienti, che per ovvi motivi entrano nei nostri esercizi per consumare. Quindi è una domanda, un'offerta e una risposta economica da parte degli stessi clienti. Devi capire subito, fin dall'inizio, tu che vuoi diventare un barman, che il settore in cui andrai a lavorare non è un gioco, non è assolutamente un gioco, è un business. Ci sono degli imprenditori, delle persone che investono tutti i giorni e investono anche su di te, come tu investi del tuo tempo per erogare dei servizi di qualità con materie di qualità, è importante che tu sappia che tutto questo non è mai e non lo sarà mai un gioco. Tante persone pensano che fare il barman sia facile, tante persone pensano che fare il barman sia un qualcosa di veloce, diventare un barman di successo sia un qualcosa che si faccia da un giorno all'altro. Io ti dico che non è così. Io ci ho messo tanto tempo e quello che tu stai guardando è la condensazione di 12-13 anni di esperienza. L'ospitalità la devi immaginare esattamente come la normalità della vita quotidiana. Prova a immaginare che una persona che non vedi da tanto tempo sta entrando a casa tua. Sei felice, gli apri la porta e magari lo abbracci o gli stringi la mano, lo saluti e lo inviti ad accomodarsi. Magari gli dai una mano a togliersi la giacca se è inverno o gli chiedi se vuole mettersi le ciabatte nel momento in cui voglia togliersi le scarpe e mettersi più a suo agio. Gli domandi sicuramente se vuole un bicchiere d'acqua, se vuole un caffè, se vuole un succo, se vuole una bibita gasata. Questo è il principio dell'ospitalità. Quello che tu puoi fare e che dovresti fare esattamente con ogni cliente che entra all'interno del locale in cui lavori è esattamente questo: essere ospitale, diventare un compagno di viaggio, un compagno di avventure. Tante persone entreranno nel bar per cercare solamente qualche chiacchiera con te. E tu devi essere disponibile sempre, in qualsiasi momento. E non esiste che un giorno tu non sia ospitale. Perché l'ospitalità deriva dal cuore, deriva dall'esperienza, deriva da quanta voglia e passione tu hai di fare questo lavoro. È per questo motivo che è importante che questo terzo modulo ti entri molto bene nella testa. Perché se credi di non voler dare ospitalità e non essere amico delle persone che entrano nel tuo locale, bene, probabilmente non è proprio il lavoro che stai cercando. Tu vuoi diventare un barman di successo e per diventarlo devi avere anche passione. Soprattutto passione ed essere ospitale. Questo modulo si sta concludendo. Credo che sia molto chiaro e credo di aver spiegato molto bene cosa significa hospitality. Di conseguenza, quello che ti chiedo è di rifletterci, perché il quarto modulo sarà un modulo molto importante. E davvero, se vuoi diventare un barman di successo, ti chiedo anche di riguardare dal primo modulo quello che stai facendo. Perché andare avanti significa entrare veramente nel mondo del bartending. Alla prossima.